Salve a tutti e ben ritrovati. Io sono Michele Cammisa e con questa breve sessione vorrei dare inizio a una rubrica dedicata all'helpdesk. Vorrei illustrarvi cioè dei suggerimenti veloci su piccoli problemi nell'uso quotidiano di SolidWorks. Questa settimana ho raccolto principalmente le indicazioni provenienti dalla rete e la mia attenzione si è concentrata sulle quote, le cosiddette quote ballerine, cioè delle quote che si spostano prescindendo dalla nostra volontà di sistemazione in una certa posizione. Vi faccio subito un esempio. Se volessi modificare le indicazioni riportate su questa quota, quindi aggiungere un'indicazione sul fatto che questa sia la dimensione massima, e cliccassi l'ok, avrei un riposizionamento indipendente dalla mia volontà. Nuovamente, se la rimodifico eliminando l'indicazione, nuovamente la quota mi si riporta alla stessa posizione di prima, che è una posizione che non risulta comoda. La risoluzione del problema è assai banale e risiede nelle opzioni di SolidWorks. Sostanzialmente non è da ricercare nelle proprietà del documento, dimensioni e tutto quanto concerne le quote, ma è da ricercare nelle opzioni di sistema. E banalmente, andando su disegni, bisogna eliminare la spunta su questa impostazione, che in italiano suona come riduci la spaziatura quando le quote vengono cancellate o modificate. Despuntando quindi l'opzione e ritornando nell'area grafica, possiamo notare che modificando l'indicazione, questa volta la quota rimane nella posizione iniziale. È un problema assai banale, però spesso, soprattutto quando il disegno può essere più complicato, più complesso, può recare un discreto fastidio. Bene, diciamo che la sessione era appunto molto breve e l'obiettivo è stato raggiunto in poco tempo, e non di meno mi auguro che vi sia stata utile. E come sempre vi saluto e vi aspetto alla prossima. A presto!